Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi torniamo con una bella review massiccia perché ci andiamo a vedere insieme il rendimento di ben 6 giocatori del team 2 del Food Birthday. E sto parlando di De Jong, Militao, Abili, Goretzka, Mudrik e Raul. Per cui mettetevi comodi perché sarà una review bella ciotta. Partiamo proprio da Frankie De Jong, che in questa versione Food Birthday si presenta con 1,81 m, work rate alto, 4 stelle skill e 5 di piede debole. Un giocatore che dunque subisce un bel boost in quello che era la sua caratteristica principale, carente, ovvero il piede debole, diventando praticamente ambidestro. Per lui il destro e il sinistro sono praticamente la stessa cosa. In particolar modo si sente anche tanto il work rate, che fa sì che faccia molto bene sia la fase offensiva che la fase difensiva. In particolar modo questo boost di piede debole l'ho trovato molto efficace quando andiamo a concludere a porta. Ma comunque andiamo poi a vedere nel dettaglio gli attributi di tiro e ve ne dico qualcosa in più. Come ruolo purtroppo può fare solamente il CC, quindi per quanto riguarda le ibride magari questo potrebbe risultare un leggerissimo problema, ma neanche troppo grave. Mentre per quanto riguarda invece le statistiche, ci troviamo di fronte a un giocatore che palla al piede è molto veloce, soprattutto anche senza la palla al piede, quando si tratta di dover recuperare all'indietro riesce tranquillamente a recuperare gli avversari. Per quanto riguarda il tiro, vi dicevo, l'86 di finalizzazione e l'81 di potenza tiro si sentono, soprattutto quando questo De Jong arriva dentro l'area di rigore e magari ci piazzate anche un bel timed finishing, che sapete risulta fondamentale nell'andare a boostare le conclusioni. Mentre per quanto riguarda i passaggi, ovviamente non devo starvi neanche a dire che questo De Jong ha dei passaggi clamorosi, a 93 di visione, a 96 di passaggio corto, a 94 di passaggio lungo, per cui sono tutti quanti attributi che riescono così a contribuire a quella che è la sua efficacia nel ruolo di interditore, no? Quindi i palloni passano di solito tra i suoi piedi, sia in fase difensiva ma soprattutto in fase offensiva. Per quanto riguarda le statistiche di dribbling, palla al piede si muove discretamente bene, con l'L2 grazie al 93 di reattività riesce anche a seguire bene i movimenti degli avversari e mettersi sulle linee di passaggio. L'ho trovato anche discretamente automatico, visto il 93 di intercettazione e l'86 di lettura difensiva. Molto bene, ovviamente, non devo starvelo neanche a dire, nel contrasto in piedi, visto che si presenta con il playstyle plus del gioco d'anticipo, è un bel 86 in quella statistica. Il tutto poi viene concluso da un ottimo 82 di forza e 82 di aggressività, motivo per il quale lo stile d'intesa che io vado a consigliare per questo De Jong è assolutamente l'ancora. Mentre per quanto riguarda gli stili di gioco, vi dicevo del gioco d'anticipo, ha l'incisive pass, ovvero il filtrante, che è incredibile perché vi permette di poter trovare delle linee, delle tracce di passaggio anche quando queste non esistono. Mandate magari un giocatore in profondità, scacciate triangolo e lui vi trova il passaggio. Poi c'è il tiro a giro bianco, l'L1 triangolo, il tiki taka, giocate di classe e trivela che ci interessano poco, però anche la prova di pressing che per me vanno a rendere questo De Jong attualmente una delle mezze ali più forti del gioco, alle quali io attribuisco un solidissimo 9 come voto. Peccato forse leggermente per il prezzo, che chiaramente 2 milioni e dispari quando sto registrando questo video potrebbe essere un problema per qualcuno, però ci sta perché stiamo parlando, vi ripeto, di un top assoluto. Così come un altro top assoluto è questo Eder Militao, nella versione Food Birthday anche lui, 1,86 m, 5 stelle skill e 3 di piede debole. Onestamente avrei preferito il contrario, perché un difensore col 5 di piede debole è sempre ben gradito per aiutare e facilitare i passaggi in uscita, invece gli hanno messo sotto 5 skill, ma va bene così. Per quanto riguarda ovviamente ruolo alternativo, non fa nulla, fa solo il difensore centrale. In questo caso parliamo di un giocatore velocissimo, come siamo abituati ovviamente a Militao, passaggio 84 il corto, 82 il lungo. Questo è un demone per quanto riguarda i movimenti con l'L2, visto che ha 91 di reattività, addirittura ben 80 di agilità e anche 77 di equilibrio, che per un difensore centrale non è affatto male. Per quanto riguarda le statistiche difensive, 91 di intercetto, 91 di lettura, 92 di contrasto in piedi, 90 di scivolata. Scivolata che lui non ha come playstyle, ma che ho riscontrato comunque fare molto bene in fase di allungo. E inoltre questo è un giocatore che sinceramente io ho trovato, come al solito,
poco automatico, non del tutto ma poco, ma fenomenale ragazzi, incredibile se siete abituati a pressare molto alto e a prendere questo Militao e andare a recuperare palla appunto alti, perché ha appunto, come vi dicevo in precedenza, 92 di contrasto in piedi, in più ha il Procione Plus, anche lui il gioco d'anticipo, 90 di forza, di aggressività e 85 di forza, per cui un pacchetto bello completo che contribuisce a rendere questo Militao speciale se siete molto bravi, abili, manuali nel recupero del pallone. In più questa versione ha 99 di elevazione con l'Aerial Plus, quindi ideale per andare a combattere il meta dei cross e delle sponde di testa, e in più a completare il quadro abbiamo anche un bel L2 bianco, un blocco bianco e un intercetto bianco, oltre anche l'L1 triangolo, il forte di testa e l'infaticabile. Per me questo, se siete bravi a difendere appunto andandovi a prendere il difensore e andare dritti sull'attaccante, è secondo solo a Rio Ferdinand Toti, veramente soddisfacente da utilizzare questo Militao, ovviamente stile d'intesa ombra come tutti i difensori centrali. Altro giocatore di cui parliamo, o meglio giocatrice, è Camilla Bili, 1,68 m, alto, 4 stelle skill e 5 piede debole, per una mezzala molto tecnica. Si sente tanto il work rate, fa le due fasi molto bene con la stessa intensità, alle volte me la sono ritrovata dentro l'area di rigore a difendere in maniera impeccabile. Per quanto riguarda i ruoli alternativi può fare il COC, mentre invece per quanto riguarda le statistiche abbiamo una giocatrice che palla al piede non è così veloce, perché comunque essendo piccolina, avendo le gambette, spesso e volentieri tre passi suoi magari sono un passo di un Tchouaméni che è 2 metri. Per quanto riguarda le statistiche di tiro, quando arriva alla conclusione, soprattutto dentro l'area, molto bene, il 92 di finalizzazione, il 92 di potenza tiro si sentono, anche i tiri da fuori non sono male, soprattutto quelli con il timed, passaggi che invece sono fantascientifici, c'ha veramente dei passaggi clamorosi. L'88 di agilità, l'86 di equilibrio e il 92 di reattività si sentono, sia quando questa Bili la utilizziamo con l'L2 per temporeggiare, ma soprattutto quando questa Bili l'abbiamo palla al piede, perché chiaramente essendo piccolina questa si gira che si rigira su se stessa, che è una bellezza. Dal punto di vista di statistiche difensive non è una carta maligna, anzi si mette sulle linee di passaggio, quantomeno cerca di intercettare il più possibile, ha un bel 90 di contrasto in piedi, aiutato anche dal playstyle plus del gioco d'anticipo. Quello che però ovviamente questa Bili ha, che alle volte essendo piccolina tende a rimbalzare un po' sugli avversari. Per quanto riguarda la forza 83, l'aggressività 81, anche in questo caso lo stile di intesa consigliato è l'ancora. Per quanto riguarda playstyle ha anche il tecnico plus, che però viste le gambette non mi è sembrato questo granché, non prende neanche questa grandissima velocità, si muove bene però non prende tutto sto campo, e alle volte se arriva il difensore soprattutto più grosso schiaccia la X e la fa volare. Playstyle bianchi della rovesciata, delle giocate classe, delle punizioni e del pallonetto che ci interessano poco, bene il tiro a giro, il passaggio filtrante e il tiki-taka. Costo veramente esagerato secondo me per questa carta qua, perché costa 3 milioni e dispari, a 2 milioni mi vado a prendere tutta la vita dei Young, però comunque se ve la ritrovate questa carta è molto simpatica come centrocampista a 3 o trequartista. Un altro giocatore che onestamente ogni anno fa sempre la stessa parabola è Stogorezka. Quello con 5 di piede debole, perdonatemi, ho sbagliato a selezionarlo. Provato, alto di work rate, 1,89 m. Può farvi il CDC come ruolo secondario e vi ribadisco, è il solito Goretzka. Un body type game bufalo, enorme sto Goretzka. Lento palla al piede, tremendamente macchinoso, non è vero mai quell'87 di velocità. Tiro non ci interessa tanto, perché tanto questo deve stare perno centrale come mediano o comunque come centrocampista più difensivo. Sì, bello, bellissimo, c'ha un bel pinged pass, con i passaggi corti diciamo se la cava molto bene, però a noi ovviamente interessano le statistiche difensive, che per carità di Dio, 94 di intercetto con l'uncino, 95 di precisione testa, 91 di contrasto in piedi. Dici cazzo, questo è fortissimo? No, perché c'ha 81 di lettura difensiva. Raga, questo va sicuro, non lo vedete e non lo sentite. Intercetta poco, lo dovete stare a selezionare continuamente. L'ho trovato molto poco automatico. Nonostante sto Goretzka, uno se pensa che sia molto invece appunto dotato di CPU. No, assolutamente no, molto manuale. 95 di forza, 88 di aggressività. Poi per carità li sentite, perché quando schiacciate la X, vi ripeto, per il body type che ha è clamoroso. Però anche palla al piede questo lo penalizza, e comunque un centrocampista deve potersi un minimo girare per smistare la palla. Vi dicevo, bene il calibrato plus, bene l'intercetto, bene anche il mastino bianco, l'aerial e l'L1 triangolo col filtrante, meno il resto dei playstyle. Questa è una carta, raga, che costa 2 milioni e dispari.
quando a 1,5 milioni vi prendete Ramirez, che attualmente dopo Verratti è il mediano più forte. Questo qua, delusione totale. Un'altra carta che sinceramente mi ha un po' deluso è questa di Mudryk, 1,75 m, 5 skill e 4 piede debole, un giocatore che ho trovato tremendamente discontinuo, ma è vero quel 97 di velocità, ci sono delle volte in cui speed boosta molto bene, delle volte in cui non speed boosta affatto, risente tanto del gameplay. Tiro, anche qua, finalizzazione 87, si sente perché a meno che non ci mettete il timed non è un finalizzatore implacabile. I passaggi sono accettabili, ma non sono dei passaggi di elite per uno che dovrebbe fare l'esterno e quindi essere molto sul pezzo nel servire compagni. Non è neanche questa grande agilità. Sì, è agile, ma secondo me non è agile 97, sarà agile 89-90. Risente un po' di un body type particolare, nonostante abbia 67 di forza e 78 di aggressività. Bene il playstyle del Rapido Plus, molto male la trivela, le giocate di classe bianco, col tecnico non se la cava malissimo, però anche qua giocatore un po' con le gambette, quindi non va troppo via in velocità. Razzo bianco e passaggio calibrato meglio, però onestamente se io vi devo consigliare che spendere quasi 800k su sto Mudryk, piuttosto vi dico vi sbloccate un command che è molto più performante. Andiamo a concludere poi con un altro giocatore, una bella perla, che è questo Raul Gonzalez Blanco, 1,80 m, 5 skill e 5 di piede debole, giocatore che a me è piaciuto davvero tanto, ha il tecnico, ha il tiro a giro, può farvi la T per ibridare, è rapido palla al piede, anche se con i doppi passi ci sono delle volte in cui fa l'animazione che prende velocità e delle volte in cui no e quindi tendono a recuperarlo, però diciamo che è abbastanza veloce. Finalizza qualsiasi cosa, sia dentro l'area di rigore, timed e non, piede debole che si sente tanto in upgrade, così come anche con i tiri a giro. Ragazzi, con i tiri a giro questo è fortissimo, sia dentro l'area di rigore che da fuori è una risorsa pazzesca grazie al suo playstyle. Passaggio corto 98, perfetto per servire compagni. Non è agilissimo a livello di body type, nonostante il 90 di agilità e il 94 di attività, mi ricorda un po' nei movimenti il Benzema di cui vi ho parlato settimana scorsa, però è un giocatore che comunque si muove discretamente bene, grazie anche al suo playstyle plus del tecnico, perché essendo comunque un giocatore di 1,80 m ha un bel passo, raggiunge anche una certa velocità e quindi con quello riesce a muoversi. Bene la resistenza 96, bene anche il playstyle del razzetto, meno il resto dei playstyle che c'ha, perché quello bianco della trivela, del primo controllo, delle giocate di classe e del pallonetto ti danno poco. Però questo Raul si va a inserire in una fascia di prezzo in cui ci può stare, perché non è che ci sono tante alternative, ed essendo un bel 5-5 secondo me lo potete andare ad utilizzare. Io l'ho utilizzato con stile d'intesa cacciatore per boostare motore per boostare velocità e agilità, e per me è un solidissimo 8-8,5.